questa partita dalla regione siciliana. Posso iniziare con una battuta, che questa sarà una regione a 7 stelle? Così cominciamo a dire come stanno le cose. Nel senso che la scelta del rigore sarà il primo punto dell'attività della Giunta e spero anche dell'Assemblea, anzi, dove abbiamo anche lì spese notevoli, esagerate, insomma, non è che si potranno tollerare, mentre la Giunta fa risparmi potremmo tollerare 400 milioni per il direttore generale dell'Assemblea. Io non voglio aprire nessun conflitto istituzionale, come voi potete benissimo pensare, però ritengo che anche lì debba, la spending review dovrà essere fatto celerità. Io però più che di parlerei più di riorganizzazione della spesa, perché la questione non è soltanto risparmiare, perché se noi ponessimo brutalmente questo fatto potremmo dire al ragioniere generale: faccia un bilancio dentro cui sia inserito il patto di stabilità, cosa indicazione che sicuramente è già stata data, però che vuol dire stare dentro un patto di stabilità? Però, perdon? Non ho capito. Non è il problema solo dunque di stare dentro un patto di stabilità, ma come spendi i fondi pubblici, perché se noi stiamo dentro il patto di stabilità tagliando un bel po' di cose, però poi per fare gli spettacoli spendiamo tutto il bilancio della regione, è chiaro che abbiamo fatto apparentemente la spending review, ma non avremo praticato né la giustizia sociale né il rigore vero. Quindi bando ai tecnicismi e invece stiamo dentro i percorsi, che sono percorsi di giustizia prima di tutto sociale e solidarietà ai deboli. Con questo spirito ho anche firmato i primi provvedimenti che sono, firmerò oggi, diciamo, ma sono già stati risolti con insieme al segretario generale, insieme al ragioniere generale, insieme al dottore Polizzotto, che sarà responsabile della segreteria tecnica, l'avvocato Polizzotto. Tra l'altro vi comunico che il capo di gabinetto anche qui è una rottura, se vogliamo, storica. Credo che non avvenga dai tempi di Mattarella che un capo tecnico sia una donna, sarà la dottoressa Cilia, e anche qui in questo innoviamo per dare un ruolo vero alle donne. Abbiamo lavorato molto anche con Lucia Borsellino e in questi giorni abbiamo cercato intanto di affrontare i problemi urgenti, perché non è che questa cosa dei forestali può essere tenuta in piedi ogni volta e poi alla fine gli si finanziano praticamente perché hanno occupato la regione, hanno impedito di lavorare per 3 giorni, eccetera, eccetera. Non credo che hanno creato il blocco del traffico di Palermo, creato una serie di disagi. Questa volta abbiamo cominciato a praticare la politica preventiva. C'era un problema di copertura che riguardava i loro redditi minimi, l'abbiamo fatta. Questo ci consente di cominciare poi a avviare i percorsi che io illustrerò sicuramente sabato prossimo, quando poi faremo la proclamazione, diciamo la cerimonia di insediamento vera, che dovranno essere percorsi in cui pensiamo progressivamente di ridurre i costi che noi abbiamo per questo personale,
utilizzandoli in modo produttivo, sostituendo alcuni servizi che molto spesso vengono all'esterno, per esempio, e potremmo coprire la spesa con questi fondi invece di fare, avere il personale per fare i servizi e poi invece appaltare laddove non è necessario, oppure con l'obbligo quando appalti che una parte del personale venga preso da questi bacini. Però sono tutti ragionamenti che faremo in provvedimenti organici che sicuramente ci daranno la possibilità di progressivamente di rientrare. Io credo che in un biennio noi ragionevolmente tutte queste questioni le tratteremo con una consistente riduzione della spesa e soprattutto dando a queste persone, così come ai precari, un futuro vero. E per cui mi sono sentito di fare una serie di provvedimenti, questo quello che riguardava l'azienda. L'azienda foreste, i rifiuti, tema che sta scoppiando in Sicilia perché i comuni non pagano, gli altri non pagano e alla fine i servizi si bloccano e per troppo tempo non si è presa una soluzione. Siamo addivenuti a una soluzione che immediatamente sblocca questa questione dell'emergenza rifiuti attraverso un'anticipazione del fondo di rotazione che va ai comuni da parte della regione, che saranno dati ai comuni e nella misura di 100 milioni di euro l'anno, quindi in 5 anni la regione erogherà circa 500 milioni di euro ai comuni per chiudere questa, diciamo, partita e evitare che noi ci troviamo ogni giorno nelle nostre strade, nelle strade delle nostre bellissime città i rifiuti. Per un totale quindi saranno i 500 milioni. I comuni pagheranno in 20 anni perché non vogliamo mettere vogliamo dare loro una possibilità, non vogliamo distruggere il bilancio dei comuni che si trovano già in difficoltà. Tra l'altro anche su questo saremo estremamente chiari. Nomineremo subito i commissari per i comuni che non hanno approvato ancora il bilancio al 31 ottobre, cosa sicuramente intollerabile, e anche risolvere eventualmente quei problemi, perché molti comuni non hanno potuto approvare il bilancio quest'anno perché i consigli comunali non si sono fatti carico di voler adeguare le tariffe relative che avrebbero permesso le entrate per l'equilibrio del bilancio, perché nessuno si vuole prendere provvedimenti impopolari. È chiaro che se un comune ha un bilancio in deficit bisogna intervenire, non si può andare in dissesto quel comune. Quindi noi abbiamo circa una ventina di comuni che rischiano il dissesto finanziario senza alcuna ragione quando questi comuni avevano preparato uno schema equilibrato che prevedeva attraverso 6 piccoli adeguamenti tariffari di poter avere le entrate necessarie. Su questo interverrà immediatamente la Regione con un provvedimento in cui si nominano i commissari e rivedendo anche le tariffe in entrata laddove l'amministrazione le abbia previste e così eliminando queste contrapposizioni fra i consiglieri comunali e anche giunte. Tra l'altro io vorrei anche lì cominciare a preparare un quadro normativo, perché è impossibile, per esempio qui dice che c'è una legge in cui bisogna adeguare le tariffe e poi non vengono rispettate queste leggi perché non è prevista alcuna sanzione. Le leggi senza sanzione non valgono nulla, per cui credo che faremo anche lì, realizzeremo un disegno di legge, proporremo un disegno di legge che possa risolvere questi problemi che erano poi delle difficoltà vere e reali alle amministrazioni locali. Nel frattempo diamo una boccata di ossigeno fino adesso vi sto parlando solo di soldi che vengono dati, cioè come pensate poi di fare quella, e poi ve lo dirò dopo, come pensate di fare l'equilibrio. Ai comuni diamo immediatamente, i comuni sono soffocati dalla mossa dei debiti, dalle cooperative sociali che non prendono le contribuzioni
da almeno 10 mesi, da gente che lavora in questi servizi, molto spesso quelli di servizi alla persona, quelli fatti nei confronti delle diversamente abili, che non vengono assolutamente pagati, creando disagio fra gli operatori e anche tra gli utenti in questi servizi. Per cui abbiamo fatto un provvedimento di 42 milioni di euro, 42.185.653 per l'esattezza, che serve, sono elencati, io non so, forse sarà meglio che poi se facciamo delle fotocopie li diamo a tutti i giornalisti con questi che hanno poi tutti gli elementi, però qui al centro c'è la questione della terza trimestralità che va pagata per il fondo ordinario ai comuni, le quote per gli investimenti, la riserva ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti, il contributo per le isole minori, anche loro profondamente colpite poi dalla crisi, per il terzo danno circa 5 milioni di euro che vanno, c'è un trasferimento al comune di Lipari pure, riserve per Aidone, Piazza Marina, Ragusa, contributo per la vigilanza della spiaggia che i comuni hanno effettuato già e non vengono pagate perché poi ci dice sono di aziende, operatori che attendono di essere pagati, il fondo per il miglioramento della polizia municipale, i fondi per la calamità, anche lì, cioè i fondi per la calamità possono essere ritardati, voglio dire, è il caso dei comuni di Messina, comuni di Palermo, per Messina abbiamo previsto 400 milioni di euro, per Palermo 400 mila euro, scusate, per Palermo 1 milione di euro, che servono a fare quegli interventi urgenti ai comuni, a volte serve, in questo caso servono anche a volte a pagare i debiti che hanno comprato durante l'emergenza, no? Questi sono legati quindi agli eventi, diciamo, meteorici. Imposto ai comuni per il trasporto interurbano, anche lì abbiamo situazioni, sono 17 milioni di euro, abbiamo situazioni in cui il trasporto urbano rischia di bloccarsi in tutta una serie di città, poi i contributi per l'associazionismo, i contributi per la calamità, eccetera, eccetera. Lo stesso per le province, in pratica facciamo funzionare comuni e province che erano bloccate da mesi. Mi sembra un atto di responsabilità vera perché è che mette in circolo anche l'economia, perché pensate che dietro le attività poi dei comuni, di province, ci sono imprenditori privati, ci sono operatori, c'è ne risente tutta l'attività economica. Quindi mettiamo in circolazione immediatamente 42 milioni di euro, più quelli per i forestali che erano 38 milioni che abbiamo, e quindi diamo la possibilità alla gente anche di ricevere i compensi che attendono. Stiamo dando anche delle direttive per quanto riguarda il documento di programmazione economica e finanziaria una ve l'avevo anticipato prima, la prima novità sarà che per il primo anno anche in Sicilia sarà internalizzato dentro il bilancio il patto di stabilità. Questa mi sembra una grande novità che possiamo dare a Monti, e la dico persino con grande soddisfazione, cioè ci mettiamo dentro le regole. Che mi pare, i patti di stabilità non è che possono essere imposti agli enti locali e poi la regione può rispettarlo nello spettacolo. Quindi ci diamo delle regole e in questo significa che noi faremo un bilancio rigoroso. Avviare una procedura per concordare con gli organi centrali dello Stato sul ridisegno dell'architettura del patto stesso, perché non potrà essere un patto in cui c'è un massacro sociale. Ci dovrà essere un patto che consente un rientro progressivo che possa essere fatto nell'ambito di un paio, due, tre anni, ma non si può pensare che quando si sono fatte debiti si è speso troppo, ecco, non voglio usare parole
eccessive. Questo possa essere fatto immediatamente come esercizio, perché questo porterebbe allo strangolamento della vita economica siciliana e porterebbe anche allo strangolamento delle attività degli enti locali della stessa regione. Quindi non possiamo, noi realisticamente dobbiamo concordare un piano che si fa in 2-3 anni col governo nazionale, in cui vengono messe in campo una serie di misure di risparmio, e queste dovranno essere